A Lungotevere 2015 anche l'istituto, il conservatorio di Santa Cecilia, perché questa manifestazione vuole raggiungere anche un pubblico anche forse diverso dagli altri anni. Il Santa Cecilia, diciamo, abbiamo un target diverso. Come mai questa partecipazione, direttore? Assolutamente, io ritengo significativa ed importante. Secondo me dobbiamo incominciare ad uscire noi istituzioni musicali, come appunto il conservatorio, soltanto dalle sale da concerto di tipo tradizionale e portare la musica di qualità come quella di questa sera, dove ascolteremo sì il tango, ma ascolteremo anche Vivaldi, Boccherini, delle cose deliziose di gran classe, fra l'altro come questo bellissimo posto, che mi sembra un luogo sì, così, dove c'è una passeggiata, ma tutto curato con grande classe. Quindi noi vogliamo portare i giovani talenti del Conservatorio Santa Cecilia, che suonano una musica che magari non sempre viene proposta alle grandi masse, in un luogo così di svago come questo bellissimo Lungotevere. È una sorta di scambio bidirezionale, no? Il Tevere dà qualcosa a Santa Cecilia e il Santa Cecilia dà qualcosa al Tevere. Cosa vi aspettate da questa manifestazione? Ma sicuramente la cosa importante, appunto come dicevo prima, è proporre una musica di qualità, una musica colta, che colta non vuol dire che non si può proporre ad un pubblico non abituato, come dicevo prima, a Vivaldi o a Bach. E l'altra cosa importantissima è che il pubblico vede che il Conservatorio di Santa Cecilia è frequentato da giovani di grande talento, grandissimi talenti, e con un'offerta che andrà appunto dalla musica lirica, puntatine sul jazz, musica da camera, quindi veramente un'offerta a 360 gradi.